È una bellissima intesa raggiunta con l'Agenzia del Demanio. È un'operazione che nasce a livello nazionale proprio dall'Agenzia del Demanio, che ha cercato la collaborazione delle regioni, dei territori per valorizzare il patrimonio pubblico dismesso, non utilizzato. Con orgoglio, la Regione Liguria è la prima regione in Italia che ha sottoscritto questo accordo con l'Agenzia del Demanio, quindi siamo un po' capofila nazionali e di questo non possiamo che esserne orgogliosi, perché è prova di attenzione e di grande dinamicità amministrativa della Giunta Toti. Abbiamo oggi presentato la prima data col primo incontro Genova e i comuni della provincia di Genova. Prossimi appuntamenti saranno su Imperia, su Savona e sulla Spezia. Che cosa vogliamo fare? Noi vogliamo, insieme ai comuni, insieme a tutte le realtà, anche a quelle associative, imprenditoriali, identificare immobili pubblici che comunque non sono utilizzati, sono sottovalutati, sono non considerati come dovrebbero. In quegli immobili cercare insieme di fare regia, strategia comune, trovare le risorse, e dobbiamo insieme riuscire anche a reperire delle risorse, e lo si può fare anche grazie a dei fondi europei che danno grande possibilità economica in questo senso, e in quelle realtà trovare qualcosa che si vada a sposare con quel comune, con quella comunità, e possa dare lavoro, sviluppo e una riqualificazione urbana importante per la Liguria e per i cittadini dei comuni. È un'operazione delicata, non è facile, abbiamo già identificato 45 immobili, ma sono sicuri che cresceranno. Faremo degli uffici territoriali, quindi uno ovviamente su Genova, uno su Imperia, uno su Savona, uno su Spezia, anche per andare più facilmente incontro alle esigenze dei comuni e dei territori. Un grande lavoro, una grande fatica, ma crediamo di aver fatto un'ottima iniziativa insieme all'Agenzia del Demanio, che ringrazio, per riqualificare, rilanciare e fare la nostra Liguria ancora più bella. Siamo la prima regione in Italia ad essere partite, e di questo siamo anche orgogliosi. Con questa operazione cerchiamo di tirar fuori e avere un elenco degli altri immobili pubblici di proprietà di un patrimonio immobiliare pubblico allargato che possano essere valorizzati mediante iniziative che possono essere la dismissione, il riuso e la ristrutturazione. Questo è quello che è l'intenzione del progetto. Come tutti i progetti che partono, necessiterà poi di aggiustamenti in corso d'opera, però mi sembra che la base sia buona, i comuni possono inserire gli immobili che ritengono non più utili al loro uso istituzionale, ovviamente non potranno inserire anche reliquati di terreno o altri immobili poco significativi, dovranno essere immobili significativi. Riguardo all'iniziativa con la Regione Liguria, sì, è stata la prima che è stata fatta in Italia, ma ne stanno già seguendo altre proprio sulla scorta della nostra via tracciata. Per la prima volta si mette insieme tutto l'elenco degli immobili che possano essere valorizzati, e poi lì con la segmentazione in cluster si vede quali sono destinabili a un utilizzo turistico, quali a un riuso abitativo o che altro, e quindi per la prima volta si cerca di proporre anche al mercato un utilizzo di beni a rete.